po' di tempo fa avevo fatto un video dove spiegavo i termini IGT, DOC, DOCG. Bene, oggi voglio passare allo step successivo e spiegare altri termini che potete trovare nelle bottiglie. Classico, riserva, superiore. Partiamo con il primo termine, classico. Il termine classico si riferisce a un'area geografica, ossia appunto determina che questo vino è stato prodotto nelle aree dove è nato. Facciamo un esempio, il Chianti classico solitamente è nato nelle zone tra Firenze e Siena e quindi questo viene segnalato sulla bottiglia e solitamente addirittura il Chianti classico al tipico gallo nero che determina appunto la sua classicità. Passiamo al secondo termine, superiore. Superiore vuol dire che il vino ha una gradazione alcolica superiore rispetto al vino base. Infine il terzo termine, cioè riserva. In questo caso si parla di vini che stanno in affinamento per un periodo più lungo rispetto a quanto è stato determinato dal disciplinare. Il termine riserva e superiore non necessariamente devono essere riportati sulla bottiglia. Spero che vi sia d'aiuto. A presto, farò un altro video per spiegare ancora più nel dettaglio il complicato mondo delle etichette. Enjoy your wine!